Ben trovati dagli studi televisivi dell'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, ancora una puntata di Cavalli e dintorni che questa volta col dintorno ci parte, nel senso che va a scoprire quello che è una pagina di sport del Comune di Floridia e non solo, perché si affaccia comunque ad un'analisi anche nella provincia di Siracusa negli anni addietro. Ne vedremo i protagonisti e lo faremo grazie a un libro Sport a Floridia che noi non ci siamo fatti mancare. Di avere qui in studio, ma soprattutto attraverso gli autori. Infatti, chiedo alla regia di aprire sullo studio per salutare innanzitutto Salvo Indomenico. Salvo, Buonasera a tutti. una puntata di cultura sportiva. Ci vuole anche questo perché comunque è sempre uno sport il nostro, quindi legarlo con gli sport che Peraltro hanno. Floridia vanta il palio ippico e attraverso il palio ippico poi possiamo benissimo legare tanti altri sport che hanno fatto pagine importanti di storia e di cultura. Lo vedremo attraverso alcuni degli autori del libro Sport a Floridia. Io ringrazio il professor Vincenzo La Rocca e il professor Vincenzo Greco per essere qui. Vi presenterò sicuramente meglio nella parte che interesserà Sport a Floridia. Innanzitutto sarà grazie alla vostra presenza e alle vostre parole, al vostro impegno anche attraverso questo libro che si ritorna indietro nel tempo e ce ne avete di anni. Eh sì, e come? No, non diciamo quanti anni sono, però voglio dire, Penso, qualche chi vi annetto, guarda si comunque. ricorderà di voi per i tanti impegni a livello sociale e istituzionale anche. Vediamo un po', Sabina, di dare i contatti, però, perché chiunque volesse fare delle domande potrà farlo. Certo, Patrizia, io prima di dare contatti ricorderei ai nostri telespettatori di seguirci anche in streaming su diretta web dal sito di telestarsiracusa.it e fateci arrivare le vostre opinioni, le vostre curiosità attraverso una mail all'indirizzo cavalli e dintorni @telestarsr.it o attraverso i social network, quindi i gruppi di Facebook Save Italia Racing e Cavalli e dintorni e seguiteci anche su Twitter o YouTube, ovviamente alla pagina di Telestar. Bene, quella sedia vuota accanto a Salvo Indomenico, regia la facciamo vedere, quella riservata ad Antonino Cannella che ci raggiungerà perché di Ippica parleremo sicuramente, andremo con lo sguardo ad una Maiden che assolutamente era pronosticabile in questo senso, vedremo anche come ha vinto Celtimar, vedremo subito dopo la prima parte della trasmissione ancora con gli addetti ai lavori i pronostici per il convegno in programma sabato all'Ippodromo del Mediterraneo. Doveva esserci con noi anche l'onorevole Egidio Ortisi. Dovevamo dare spazio anche al palio ippico che è stato iscritto al REI, al registro delle eredità immateriali. Sicuramente ci verrà a trovare un'altra volta, anche perché è stato trattenuto da impegni istituzionali. Allora, vediamo cosa ci sarà in questa puntata. La storia del ciclismo, del calcio e del pugilato nel libro Sport a Floridia, gli autori in studio per presentare i protagonisti dei vari anni. Quale futuro per il palio ippico? Lo chiediamo al presidente del registro delle eredità immateriali, l'onorevole Egidio Ortisi. Una Maiden difficile da decifrare, quella di sabato 14 al Mediterraneo, le impressioni del fantino Antonino Cannella, vincitore dell'ultima condizionata con Celtimar. E ancora uno sguardo sul campo partenti del palinsesto ippico in programma sabato 21 sui tracciati di Siracusa. Bene, abbiamo visto allora che del palio ippico sicuramente non ne parleremo, l'onorevole Gidi Ortisi doveva essere qua anche perché la prefazione del libro Sport a Floridia era sua, mi piace iniziare proprio e dare lo stacchetto con le parole che lui ha utilizzato, certo il film che scorre davanti agli occhi di chi tra i floridiani avanti negli anni assomiglia ad una pellicola girata in bianco e nera, ma che come per miracolo si va impressionando nei suoi fotogrammi, dei colori, dei sapori, delle sensazioni di una giovinezza che nel ricordo si ricostruisce in un puzzle impossibile che ha nei suoi frammenti il valore autonomo del cameo. E allora partiamo con Sport a Floridia. Andiamo con lo stacchetto? Allora, professore Greco e professor La Rocca, perché avete sentito l'esigenza di scrivere Sport a Floridia addirittura a tre mani?
Guardi, l'iniziativa l'ha presa il carissimo Lino Bazzano, che vive in America e stranamente forse si è più legati alla città d'origine quando si è lontani. Quindi ci ha sollecitato più volte e siamo riusciti a realizzare questo sogno. Lo abbiamo fatto come manifestazione autentica di affetto e di gratitudine verso la nostra città, perché attraverso lo sport possiamo dimostrare, i documenti lo dicono ampiamente, che Floridia passa alla storia dignitosamente sia nel campo del ciclismo, sia nel campo del calcio, sia in quello del pugilato. Vorremmo, ed è questo l'auspicio, che nel futuro ci sia un ritorno di fiamma. Questo è il desiderio nostro e vogliamo che le nuove generazioni abbiano sempre presente i messaggi, i valori dello sport, perché lo sport educa non solo perché mette in condizione il soggetto che partecipa attivamente all'attività di dimostrare le sue qualità, ma anche di socializzare con gli altri. Il calcio, per esempio, è un gioco di squadra, quindi dal fatto individuale alla possibilità della collaborazione con gli altri, quindi uno strumento altamente educativo. E i vantaggi che ha avuto Floridia negli anni d'oro, io mi occupo dei 20 anni, i migliori nel calcio a Floridia, sono emblematici. Speriamo che ci sia un futuro migliore. Partiamo proprio con le immagini relative al calcio. Mi piacerebbe che ne commentasse qualcuno che abbiamo scelto. Sono relative proprio alle immagini, insomma, alle prime squadre. Chi sono? Cosa raccontano? Qui c'è, lei vede il primo a sinistra col pancione, è Partesano. Partesano rappresenta un'istituzione a Floridia. Io sono contrario ai nomignoli, alle ingiurie cosiddette, ma è meglio conosciuto come Torre Curulida, perché effettivamente era un ricercatore di giovani, di talenti, e organizzava tutto in maniera straordinaria. Addirittura quando si andava in trasferta lui predisponeva un camion, ricordarsi che siamo negli anni 50, con le sedie, oppure si stava tutti in piedi. Erano degli anni straordinari. Dopo, naturalmente, Partesano, ci sono stati anche altri validi iniziatori e collaboratori e anche stimatori dei giovani floridiani. Proviamo ad andare avanti, perché c'erano anche le sfide tra i circoli operai e il circolo Benedetto Croce. Sì, ci sono anche delle immagini relativamente a questo settore. Era il periodo in cui non c'era ancora un campo sportivo omologato, non c'erano le organizzazioni ormai collaudatissime tipo CONI, Federazione Italiana Gioco Calcio, eccetera, per cui si sentiva il bisogno di organizzarsi. E maestri elementari da una parte e giovani universitari dall'altra, le cosiddette matricole, in occasione della festa della matricola si organizzava una partita di calcio. Lo stesso poi accadeva tra quartieri, soprattutto tra il quartiere Santuzzo e il quartiere Stazione. Poi i confini si sono allargati e naturalmente si passava ad incontri con le città viciniori, con Solarino, Canicattini, derby famosissimi. Quali erano le squadre importanti di Floridia? Ma nel primo periodo c'era la Ossola, che aveva una matrice precisa, come dire, di carattere politico, era un po' la destra, perché è chiaro che anche nelle competizioni politiche c'entrava anche l'attività sportiva. La Ossola da una parte, la Libertas, la Juventina, e naturalmente poi c'è stata una specie di fusione, di amalgama, di collaborazione tra le varie squadre. Il periodo, ecco, lei vede qui, vediamo nel... La formula del successo: un manipolo di ragazzi dai piedi buoni, un allenatore intelligente e appassionato, un gruppo dirigenziale efficientissimo. Ecco, questa è una frase che si ricava da un articolo pubblicato sulla Sicilia a firma di Egidio Ortisi, perché Egidio Ortisi ha collaborato anche con il giornale La Sicilia e faceva delle cronache sportive eccellenti, come lui
ampiamente sa fare. Poi abbiamo avuto dei presidenti che hanno un po' rinnovato la struttura organizzativa. Il primo presidente, il dottore Pippo Pappalardo, che ha portato la squadra dalla prima divisione in promozione per 2 anni con la presidenza di Biagio Cantone, anche lui medico e poi deputato regionale. Infine si è passato al quinquennio dalla quarta serie con Nini Tarash. Staff organizzativo di altissimo livello, con risultati eccellenti. Addirittura lei pensi che nel secondo campionato di quarta serie addirittura abbiamo sfiorato la promozione in Serie C, cosa incredibile, un traguardo straordinario, e abbiamo combattuto, assi, se così si può dire, in maniera eccellente contro il Siracusa, che era retrocesso in quarta serie, perché Siracusa, lei ricorderà o avrà letto, che Siracusa ha avuto uno squadrone in Serie B, poi retrocesso in C e purtroppo, ahimè, andò a finire in quarta serie. Per 2 anni abbiamo gareggiato con il Siracusa, non abbiamo vinto, ci sono stati 3 pareggi e 1 sconfitta, ma ci siamo comportati onorevolmente. Pubblico straordinario, addirittura 8.000 persone al campo sportivo. Infatti abbiamo visto che comunque era seguitissimo, ecco, questa è l'immagine. È l'immagine. E lì c'è anche, tra i tanti, l'onorevole e poi arbitro internazionale Rosario Lobello. Guardi, era una festa quando si era in quarta serie. Lei deve pensare che ai quattro canti, dove si fa la storia, un po' si faceva la storia di Floridia, la domenica intorno a mezzogiorno Cico Cacciavillani portava in giro 11 calciatori titolari più le riserve, vestiti in maniera impeccabile, quasi in abito da sera, con la gente che guardava. L'entusiasmo era eccezionale, cioè c'era un coinvolgimento totale della città. È cambiato cosa da allora? Purtroppo è cambiato molto. Cosa? Cambiato molto in senso generale, perché le partite non si svolgono più contemporaneamente. Allora alle 14.30 iniziano le partite su tutto il territorio nazionale. C'era Nicolò Carosio, primo... come dire, che faceva col microfono la cronaca delle partite di calcio, e naturalmente tutti si era impegnati in qualche modo. Noi andavamo al calcio nella nostra città perché il Floridia giocava al Santuzzo, ovviamente. Adesso c'è uno smembramento totale, anche diciamolo per motivi commerciali, con scansioni diverse nelle varie degli orari, nelle varie partite, nelle varie competizioni. Per cui questa dispersione da una parte forse ha potuto creare i disagi di cui parliamo, ma io sono convinto, mi riferisco sempre alle teorie del Vico, dei corsi e ricorsi, che il Floridia prima o dopo tornerà grande, tornerà gigante, ne sono certo. C'è un periodo di stasi, come avviene sempre in tutte le circostanze, ma il Floridia risorgerà come calcio, ne sono certo. Bene. E auspico che lo facciano i giovani. Bene, bene, lasciamo il settore del calcio proprio con questo auspicio. Parliamo invece del ciclismo. A descrivere il ciclismo ci ha pensato lei, professore La Rocca. Perché proprio ha scelto questo sport? Beh, intanto perché io conoscevo il ciclismo soltanto nel periodo giovanile, quando andavo a scuola. E a scuola ci andavo con la bicicletta. Oggi è strano poter andare a Siracusa con la bicicletta, qualcuno va anche a piedi, ma allora o si andava con la bicicletta o col trenino alle 6 del mattino e si tornava la sera. Allora, da questo fatto poi dico, ma parliamo un po' della bicicletta, eccetera. E siccome parto da lontano, ho pensato di sapere, di capire che cos'era la bicicletta. E sono arrivato a scoprire che la bicicletta, l'idea l'ha avuto Leonardo da Vinci. E in questa occasione ho scoperto delle cose importanti, anche spiegate sul libro, perché è come lui abbia avuto l'idea della bicicletta. Non è riuscito mai a costruirla, ci sono riusciti dopo. Comunque è lui che ha pensato per primo alla bicicletta. Quando arriva a Floridia? La bicicletta arriva a Floridia quasi subito dopo o contemporaneamente al carretto.
carretto siciliano, il carretto floridiano era all'avanguardia alla fine dell'Ottocento, tant'è che i carradori di Floridia erano in numero superiore di quelli di tutta la provincia, sia di Avola, sia di Noto, sia di Rosolini. Poi pian piano ha ceduto un po'. Contemporaneamente poi è venuta fuori la bicicletta e si è capito che la bicicletta costa di meno. Lì si doveva avere il carretto, si doveva avere il cavallo, si doveva dare da mangiare al cavallo. La bicicletta invece bastava pedalare. E pian piano dal pedale, dal servizio che dava la bicicletta per andare a lavorare, è venuto fuori il desiderio di competere con altre persone che adoperavano anche la bicicletta. Ed è del 1926 la prima corsa che fu fatta a Floridia tra floridiani. E ricordo che allora il cavaliere Carbonaro, Ignazio Carbonaro, organizzò sta gara e consisteva in un'andata e ritorno da Monte Grosso e al vincitore veniva data una coppa. Non ci siamo qui, queste sono ancora... Sono quelle del 1930, Coppa Ascensione, perché sì. Da lì a poco, insomma, il ciclismo sarà legato anche alla festa più importante, penso, del paese. Sì, sì, no, ma il ciclismo è legato da tantissimo. Queste sono fotografie che risalgono a un periodo in cui è difficile riconoscere i corridori, nel senso che nessuno è vivente da quel periodo e quindi non riusciamo a rintracciarli. Invece la caratteristica dei ciclisti floridiani comincia con tre corridori importanti degli anni 20-30: il Nanai, Ginaglieco viene dopo, Nanai, Nzuliggiu Imbelluso e dimentico sempre come si De Luca. No, De Luca è il nome. È Minico Gentile. Ora, questi tre corridori spopolano e a Floridia e in provincia e in tutta la Sicilia, correndo anche nelle Calabrie. Comunque i ciclisti che venuti a Floridia anche da fuori vengono da Roma in giù. Dopo questo periodo importantissimo viene Ginaglieco. Ginaglieco è degli anni 30-40. Cioè, avremmo fatto forse le foto, chiedo alla regia di passare avanti con le foto. Sì. Ginaglieco è ancora vivente ed è stato nella presentazione del libro applaudito data la sua veneranda età. Lui ha corso parecchio e poi si è ritirato dopo aver vinto una campestra importantissima siciliana a Palermo e si è ritirato perché è andato negli Stati Uniti, dove è rimasto, anche ritornando dopo non ha corso più. Dopo Ginaglieco c'è Giovanni Corradino. No. E chi c'è? Giovanni Corrieri. Non c'è? No, Giovanni Corrieri era in una corsa, era un messinese che è morto 2 anni fa. Ah sì? Ed era con Bartali. E Bartali era così fedele a Bartali che Bartali, lui aiutava Bartali e Bartali... Quindi gli ha comunque il confronto è stato anche con i grandi che scendevano appositamente a Floridia. Il Giro di Francia, però non nel periodo di quando era a Floridia, successivamente, perché la guerra ha interrotto questi tre importantissimi corridori siciliani, floridiani. Per farlo capire anche a chi ci sta seguendo, le metto le foto, magari se mi fa il commento... sulle foto che vediamo, il ciclismo è legato comunque a quella che è sicuramente erano le feste più importanti, non solo l'Ascensione ma anche Pasqua. Anche Pasqua. Infatti Ginaglieco ha vinto 2-3 coppe di Pasqua. Questo è il partito nazionale fascista. Sì, questo per far rilevare che il ciclismo era molto attenzionato anche dal fascismo. Infatti una persona, un impiegato, veniva giustificato perché aveva partecipato ad alle... Quindi non solo ricordi ma anche ricerche sicuramente in questo libro. Andiamo avanti invece, questa l'abbiamo visto, la non Coppa si riconosce Scenet. Nessuno. Benissimo, queste sono le salite del Diddino. Quello è il Diddino. Che era il tracciato, quello insomma che attirava... Caratteristico, che ancora si fa con i giovani di oggi, perché oggi a Florida ci sono più di 10 società che allenano e
diciamo, istruiscono i giovani e fanno avvicinare i giovani alla bicicletta. L'ultima foto che abbiamo visto è questa proprio con Giovanni Corrieri. Sì, sì, Giovanni, che partecipò. Lì ci sono i più grandi corridori siciliani. Andiamo avanti ancora. Vediamo un po'. La Coppa Ascensione era prestigiosa. Questo è Pasqua Floridia 1946 e lo stadio Vittorio Emanuele III, sì, di Siracusa nel 1947. Andiamo avanti. Ah, c'è Coppi qui. C'era Gino Aliego con Coppi. Chi è questo signore? È Gino Aliego, ancora vivente, con una fotografia che gli aveva scattato un suo amico ciclista solarinese e gliela invia come omaggio perché lui è vivente, perché lo voleva salutare. E dietro c'è sta scritta, la scritta dell'autore della fotografia. Tante le foto che hanno descritto i vari autori, vediamone ancora qualcun altro. Io vorrei ricordare che nel periodo antico i ciclisti floridiani, almeno Nanai, era così considerato personaggio importante del ciclismo che la sigla Opera Nazionale Barilla, O-N-B, l'avevano trasformata in Nanai era al centro, a destra c'era Binda e a sinistra c'era un altro corridore importantissimo che aveva vinto anche il Giro di Francia. Bene, quella foto che invece la regia ci stava proponendo, vediamo che con la storia del ciclismo avete un po' tracciato anche la storia di chi le biciclette le costruiva. Sì, un biciclettaro, chiamato il biciclettaro perché aggiustava le biciclette. Questo non è un corridore, né sarebbe stato possibile mai farlo diventare corridore, perché dalla nascita, con la poliomielite, aveva perso l'uso delle gambe. Perché però era un uomo eccezionale. Era riuscito a creare attorno a sé, nella sua bottega di biciclettaro, la cura di tutti i giovani, e molti giovani, compreso l'ultimo Paolo Bazzano, che è il corridore più importante che abbiamo nell'ultimo periodo e adesso è andato in pensione, riusciva a curarli e insegnava tutti gli sport, però principalmente il ciclismo. Bene, vediamo che c'è anche un spazio alla storia anche femminile. Perché sì, è un libro al maschile, ve lo devo dire. Sì, sì. Allora le corse delle ragazze... No? Altri tempi. Però c'è stata qualche ragazzina che si è messa... Una ragazza che è stata alunna mia, io l'ho saputo perché proprio era in classe. Si chiama? Si chiama Faro. La ragazza Faro ora è nonna ed era intervenuta nella presentazione del libro... E si ricordava che avrebbe voluto continuare, però era osteggiata dalla mamma che non voleva completamente farla distrarla dagli studi, infatti poi si è diplomata in ragioneria e ha continuato la strada degli studi. Guardiamoci ancora qualche foto. Questo è importantissimo. A Floridia un amante del ciclismo, Don Lucio Di Paola, il dottor Lucio Di Paola, ha nella sua campagna, nel suo terreno, nella sua proprietà, ha costruito un ippodromo. E questo ippodromo è stato così importante il velodromo. Due anni dopo la costruzione ha ospitato la corsa... Il campionato italiano forse? No, il campionato italiano, la Pantalica. La Pantalica. E si è curato lì la punzonatura, era pieno di gente. Abbiamo avuto l'onore di far partire da Florida la prima edizione del Pantalica, se ricordo bene. Sì, sì. E io tratto un pochino, cioè, siccome ho fotografato, che sono fotografie mie, c'è qualche cosa anche della Pantalica. E poi si arriva con le foto fino ai nostri giorni, se andiamo avanti vediamo insomma i volti che ancora conosciamo, perlomeno io ancora sono giovane e comunque sono volti che mi ricordo. Sì, sì, questo... È vero che c'è stato un decadimento comunque dei professionisti che partecipano alla Pantalica, non è più quella di una volta, che poi la corsa ciclistica più importante del territorio. Mi ricordo che venne una volta a Mosera. Ma è decaduta la Pantalica, perché ci vogliono molti soldi per farla funzionare, e poi il ritorno di denaro andava solo a Siracusa, e a Floridia nei paesi non entrava niente, perché arrivavano i giocatori, i corridori, e andavano a Siracusa. E questo allora è il problema della malgestione, che non permette la valorizzazione del territorio, però.
certo. Perché parte del nostro territorio sì, veniva valorizzato anche attraverso lo sport. Il capoluogo è Siracusa, Siracusa aveva gli alberghi, noi non ce l'abbiamo come Siracusa. Patrizia, quindi... io volevo fare una domanda al professore La Rocca. Oggi purtroppo si assiste a episodi di doping sempre più frequenti nello sport in generale, nel ciclismo in particolare. Volevo chiedere se prima c'era uno sport assolutamente pulito o c'erano anche episodi? C'erano anche. Si cominciò proprio a Floridia dalla prima corsa del 1926, quando nella gara che ho detto prima arrivò prima un tizio e dopo Nanai, che era più importante, e quello era sicuro di essere riuscito nell'impresa perché aveva preso 4 uova, quindi questa era quella che prendevano. Una settimana dopo c'era una casa a Siracusa e lui dice: se ho vinto a Floridia 1 adesso vincerò anche quest'altra, se me ne prendo 15 uova. Si prende le 15 uova, dopo 10 chilometri finisce lì. Però poi il metodo naturale. Sì, ma veniva il mal di pancia. Allora, intanto facciamo entrare nel nostro studio, perché ho visto nella nostra regia Antonino Cannella. Lui è simbolo di un altro sport importante che poi è associato all'ippodromo del Mediterraneo. Ciao Antonino, vieni, raggiungici, posizionati lì accanto a Salvo Indomenico. L'ippica, la passione per il cavallo è stata sempre fortissima nel nostro territorio, l'abbiamo raccontato tante volte. C'è una storia importantissima, più importante del ciclismo, perché il cavallo è anteriore al ciclismo. E noi l'abbiamo raccontata tante volte, la raccontiamo ancora grazie all'ippodromo che ha fatto confluire questa passione poi sul puro sangue. Allora, c'è una invece terza parte del libro che è stata curata, oltre al professor Enzo La Rocca, quindi Enzo Greco, anche da Lino Bazzano, che è un emigrante in America, però ha le sue radici molto forte qui in Floridia. Lui ha trattato del pugilato. Lui è un emerito dell'Università di Boston. Di Boston. Ha studiato attività motorie, quindi educazione fisica, quindi un po' di tutto, e lui è partito da qui facendo pugilato. E lui ha fatto pugilato perché era una rivalsa per far vedere che i floridiani riescono a fare anche e forse di più dei vicignori, quindi anche di Siracusa. E c'era questo accanimento, e il pugilato a Floridia è nato da questo punto di vista. Quindi ci sono fotografie sue di quando lui era qui, ma la ricerca importantissima, che spero che gli altri capiscano, è la parte finale. Ed è questa che stiamo vedendo, è sono tutti siamo nomi... Vedendo, perché lui ha fatto una ricerca che mi diceva non si conosce negli Stati Uniti, non l'ha fatta nessuno. Cioè pugili campioni del mondo o siciliani di nascita o oriundi da siciliani, campioni del mondo. È fatto tutto un elenco particolare. Infatti se ne vedono alcuni, lui a fianco scrive proprio dove sono nati, cosa hanno fatto, quali traguardi hanno raggiunto. I soprannomi, perché se erano siciliani non li facevano... Infatti Pietro Gulotta diventa Peter Herman, sì prego, professore Greco. Professore Bazzano merita il nostro massimo riconoscimento come floridiano illustre, perché... ha insegnato per parecchi anni all'Università di Boston. Da lui sono usciti i cosiddetti professori di attività motoria. Quindi la possibilità... è partito come emigrante, ha fatto attività pugilistica personale, però merita il nostro grande riconoscimento perché è un floridiano che si è fatto onore, ha portato avanti il nome della città. Ma il pugilato va ricordato a Floridia insieme al ciclismo e al calcio per i grandi meriti di Corrado Mancarella. Lei deve pensare che eravamo come dilettanti e attraverso anche dei floridiani che rientravano in America si è coltivato l'amore per il pugilato. Ed è la foto che c'è sulla copertina, Siamo riusciti con Corrado Mancarella a raggiungere addirittura il professionismo. Io personalmente sono riuscito a seguire e a vivere da vicino questi incontri straordinari perché facevo lo speaker durante gli incontri di pugilato, fuori i secondi per esempio, no? Perché avevamo l'impianto di amplificazione. Ma oltre a Corrado Mancarella, che aveva la mazza al posto del pugno,
Deve pensare che in un incontro con un pugile siracusano all'Arena Marconi con un pugno l'ha scavalcato oltre le corde. Aveva questa mazzata micidiale. E poi lo slogan, quando il pubblico si infuocava, è «Currone, sciamazza!» Era come dire la carica, eccetera. Purtroppo ci sono degli episodi negativi. Io ricordo con grande amarezza, con dolore, quando fu sconfitto a Floridia, e mentre prima, quando vinceva, portavano, lo osannavano, lo lasciarono solo con la sua valigetta e pochi ragazzi che lo accompagnarono a casa. Ma non merita soltanto Corrado Mangarella il ricordo. Abbiamo avuto dei pugili straordinari, dico Amenta, dico Signorelli, che in campo dilettantistico nazionale hanno portato avanti il nome di Floridia, e questo è quello che ci onora, perché anche nel pugilato siamo stati bravi. Bene, quindi è un libro sicuramente da leggere, ma anche e soprattutto da sfogliare, da vedere, perché ci sono tante fotografie dove ci sono tantissimi floridiani che comunque vengono ricordati proprio per i diversi tipi di sport. E grazie naturalmente all'opera vostra di raccolte, di ricerca, grazie al professor Enzo La Rocca, che ormai è un'icona a Floridia comunque per la cultura, diverse pubblicazioni che riguardano non soltanto Floridia ma anche Palazzolo, insomma. Peraltro è un professore di matematica e fisica. Infatti sono con Archimede in questo video. Ah, bene, quindi ha recuperato, peraltro, insomma, essendo lui siracusano, ne ha tutti i diritti. Allora, sempre, Enzo? Sempre in attività di documentazione. Beh. Lei va a casa sua, trova tutto, c'è la storia della città e si allarga anche per la provincia. Ma di questo ne gode Floridia e ne godono le giovani generazioni, perché per noi siete esempio da seguire, soprattutto. Bene. Come e si vede, si vede. Enzo Greco, vabbè, lo ricordano sicuramente per la sua attività scolastica, perché lei ci ha passato 45 anni all'interno della scuola con diverse mansioni, soprattutto gli ultimi anni come direttore del primo istituto, adesso comprensivo, insomma, il De Amicis, però ha scritto tante cronache. Lei non è giornalista, ma è cronista. Io vi ringrazio tantissimo di aver scelto il nostro spazio per poter parlare anche di sport a Floridia. Salvo, volevi dire qualcosa? No, volevo ricordare che comunque il ricavato del libro andava in beneficenza, quindi... Bene, non si è deciso ancora la destinazione, ma sicuramente quando voi andrete a comprare il libro in qualsiasi edicola, a Floridia soltanto? Per adesso sì, a Floridia soltanto, comunque il libro c'è anche a Siracusa. Comunque i soldi saranno destinati in beneficenza, questo gli copie, autori. Le copie sono tutte numerate. Ah, sono 500 copie numerate. Bene, 500 copie allora, benissimo. Cambiamo argomento adesso e parliamo invece di ippica, di quello che è successo all'ippodromo del Mediterraneo sabato scorso. Bene, allora, cosa è successo? Ce lo dovrebbe raccontare Antonino Cannella, visto che comunque o al terzo posto o per la vittoria ne sei protagonista. È stata una Maiden impronosticabile. Ha vinto la mia sorpresa. Ha vinto la tua sorpresa, ma era una sorpresa, però ce n'erano tanti altri cavalli che avevamo pronosticato che alla fine non sono arrivate. No, pure Wine è arrivato, perché era quello che... La mia detto. Anche è fatto terzo. Ah, sì? Quindi avevamo una trio comunque ricca. Bene, Carnella, invece che cosa è successo in pista? Niente, per questa Maiden? È stata sicuramente una corsa molto numerosa, ci sono stati un po' di danneggiamenti lungo il percorso e tutto quanto, però ha vinto la novità, il cavallo nuovo si è trovato bene sulla pista. E il cavallo parliamo di Purwine, sì, Sunlight. Sì. È arrivato secondo, e il terzo invece è Calendero. Sì, Calendero, il cavallo non ha corso malissimo, sicuramente gradisce un po' il terreno più morbido, però secondo me era difficile da impostare come corsa. Sì, perché come ti ho detto, tanti partenti, poi è partito male il cavallo mio, sono arrivato da dietro, ho dovuto rincorrere, mi è venuta la corsa un po' male, però quello che ha vinto, visto che si è adattato molto bene, ha vinto. Vediamoci la dirittura d'arrivo.
Si entra nel frattempo in dirittura d'arrivo con pure Wine in vantaggio, al suo esterno si mantiene Sundance and Light, poi sopra il Muja, Alca Irina, Calindero per linee esterne prova a recuperare anche Super Coach. Cavalli ai 300 conclusivi con pure Wine in corda in vantaggio, a centropista Sundance and Light, poi Calindero, ancora Alcherina, Super Coach che fatica ad intervenire quando mancano 100 metri al traguardo, con pure Wine attaccato a fondo da Sundance and Light, pure Wine, Sundance and Light, poi Calindero a seguire, Super Coach. Sono giovanissimi, erano i 2 anni che scendevano in pista, quindi comunque c'è da mettere che la loro esperienza non è grandissima. Una Maiden per cavalli che non hanno vinto mai. Quindi figuriamoci. Che impressione vi dà vedere i cavalli tanti, numerosi all'ippodromo del Mediterraneo? Siete venuti spesso all'ippodromo? Sì, qualche sì, volta, sì, eh? Sì. Che ne pensate? È una grossa impresa che è venuta fuori a Florida da un floridiano. Io so che ci sono stati dei guai perché non volevano che si facesse, eccetera, eccetera, ma non è il momento di parlare di queste cose, è molto importante. Poi alla fine però si è fatto e ha dato veramente sia uno sbocco professionale a tanti, sia l'opportunità di far diventare un qualcosa che già esisteva sul territorio, che poi si svolgeva anche in forma non legale. Prego. Io riconfermo quello che ho scritto più volte, è la sublimazione, cioè il meglio che si possa realizzare nel dimostrare l'amore verso il cavallo, è una forma eccelsa, per cui mi meraviglio e mi sorprendo come non si consenta il rinnovo del palio dell'Ascensione, perché noi abbiamo questo esempio luminoso dove c'è l'eccellenza, si è partiti in maniera semplicissima perché il cavallo era lo strumento fondamentale di lavoro. Era un membro della famiglia, perché era ospitato in casa, tenuto in grande considerazione. Io spesso mi revo nel mio fazzolettino di terra e mi complimento con i ragazzi che col calessino ancora vanno in giro col cavallino. E ce ne sono tanti, una cosa straordinaria, l'amore verso la natura, e ce questa ne sono bellezza. Tanti. E quindi bisogna elogiare tutti i componenti per aver creato questa straordinaria struttura, che è un esempio per tutta l'Europa. Che ne dicano gli altri, noi siamo orgogliosi anche di questo, e fateci sentire orgogliosi. È orgoglioso, penso, anche chi ci lavora, giusto? E soprattutto certo, Antonino, voi siete chi ci vince. Siete eccellenti, siete eccezionali, complimenti anche per voi. Grazie, Antonino. La cosa che più dà fastidio, più disturba di questa storia del palio, che nel resto d'Italia i pali sono ammessi. L'ultimo parla del palio di Asti e hanno avuto grossi problemi anche lì. È morto un cavallo in corsa. Vabbè. Succede in qualsiasi altro posto, solo che negli altri posti non vengono aboliti. In Sicilia sono stati aboliti già da qualche anno. È una forma di discriminazione. Una forma di discriminazione va combattuta. Certo, va combattuta con. Perché c'è, ma forse si passa ad altro argomento. Una involuzione nel cosiddetto centro storico. La festa dell'Ascensione dava luce alle periferie, dava luce a tutto il corso Vittorio Emanuele. Migliaia di persone dalle terrazze, dai balconi, sui marciapiedi, migliaia di persone venivano da tutta la Sicilia. Allora non si capisce, non esiste più illuminazione, non esiste centro storico, non esiste Quattro Canti, dove si è svolta la storia anche per il calcio, per il ciclismo. Lei doveva pensare che centinaia di persone al bar Carpinteri a discutere perché abbiamo vinto, perché abbiamo perso, perché abbiamo pareggiato, si stava fino alle 2 di notte a passeggiare lì dove c'erano i cosiddetti baladelli. Ma non la riconosco più questa Florida, ma è un argomento che tratteremo magari qualche altra poi volta. La Florida è conosciuta in Sicilia per il palio. Tra qualche anno non ci riconoscerà più nessuno. Beh no, tra qualche anno lo ripristiniamo nel frattempo e quindi non perdiamo il pezzo della nostra storia. Era il fiore all'occhiello della nostra città. E lo sarà, col contorno poi di tutto quello che nelle osterie, ora oggi si direbbe ristorante, no, avveniva. I grassoni che i pipi, i manciati belli che si facevano, il vino floridiano che era eccellente, ma
Io sono convinto che i giovani riscopriranno le nostre origini. Beh, intanto ci sono quelli che ci stanno impegnando la vita e la professione. Perché... fiducia nel futuro. Quello che si è fatto con l'ippodromo per il cavallo si deve fare anche per la città. Contenta lei così? Benissimo. Peraltro con Antonino concludiamo questa parte qui dando spazio invece a quello che è la vittoria con Celtimar. Vediamoci proprio la condizionata di sabato. Si entra in dirittura d'arrivo. Quindi in terza posizione Vittoria Day, qui al largo dello schieramento Leo Forever, con all'interno Celtimar, si accelera ai 400 conclusivi con Super Sasha sempre in corda, al suo esterno Saviello, quindi due di scuderia per linee esterne, Vittoria Day con al largo Celtimar, cavalli ai 200 conclusivi con Super Sasha attaccata da Celtimar, passa di forza Celtimar nel finale. Poi al terzo posto Vittoria Day. Che sapore ha questa vittoria? Ma guarda, ti posso dire che questo è un cavallo che è eccezionale. Un cavallo che sa fare, fa tutto lui in corsa. Bellissimo, poi da quando è arrivato qua l'ho montato quasi sempre io e mi sto trovando molto bene. Anche lui mi dà delle belle soddisfazioni. Bene così, gli avversari in corsa c'erano e quindi è stata supremazia oppure... Sicuramente queste sono le migliori categorie che lui ha affrontato qua a Siracusa e ne ha vinte con me mi sembra 3 o 4. Che dire, è un bellissimo cavallo, tanto cuore. Un commento tecnico, Salvo, sulla condizionata. Decisamente il terreno è a suo favore, questo gli ha giovato. Poi sai... questo ha dimostrato che qua sa andare veramente forte. La pista l'ha accettata di buon grado e quindi in quella categoria è difficile battere. Sabina, c'erano i commenti dal web invece? Sì, Concetto Sant'Angelo voleva commentare più che altro la Maiden. Gli ho chiesto se si aspettava il risultato ottenuto da Purwine e dice sì, le prestazioni di Roma erano belle e doveva solo adattarsi al tracciato. Lo ha fatto, secondo me può ancora migliorare. Bene, allora salutiamo a questo punto il professor Enzo Greco e il professor La Rocca. Il professore Greco voleva dire un'ultima cosa. A proposito del Palio e a proposito anche dell'Ippica, mi piace ricordare, perché probabilmente alcuni non lo sanno, che il detto, e qua c'è i corsi, cioè come dire sbrigati, quando si svolge un'attività lavorativa e uno deve dire sbrigati, fai presto, eccetera, dice e qua c'è i corsi. Nasce dalla storia delle gare ippiche a Floridia, perché le corse dei cavalli, nell'anniversario della festa dell'Ascensione, partivano alle 4, quindi gli artigiani dovevano finire in tempo, perché qua c'erano i corsi, quindi sbrigate, e qua c'è i corsi, e questo detto che poi si è diffuso ampiamente anche a livello regionale, nasce proprio dall'amore, dalla partecipazione del pubblico, dall'interesse di tutti, perché alle 4 in punto dovevano essere tutti presenti per le gare. Grazie mille per aver condiviso con noi tutta la vostra esperienza e soprattutto la vostra conoscenza. Ringraziamo grazie il professor Vincenzo La Rocca e Vincenzo Greco e noi facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo con i pronostici.